questo numero di Pet News Magazine. Cuccioli di cane, quando comincia la pubertà? Camaleonti, come cambiano colore? Alla scoperta della lince. Anche per i nostri cani l'adolescenza sarebbe un momento difficile, una fase da superare nel modo migliore, con qualche aiuto e tanta pazienza da parte di chi li accudisce. La pubertà inizierebbe intorno al sesto mese di vita e si estenderebbe 2 o 3 mesi a seconda di razza, taglia ed individuo. Alcune razze di taglia gigante raggiungerebbero la pubertà più tardi rispetto ad altre, mentre le taglie nane o piccole sarebbero più precoci. Per le razze primitive, come il cane lupo cecoslovacco, l'epoca adolescenziale si protrarrebbe oltre. Come capire quindi se il nostro cane sta entrando nella fase adolescenziale? I segnali della pubertà canina, inequivocabili a parere degli esperti, sarebbero sia di tipo comportamentale che emozionale. Sarebbe la femmina ad attraversare il primo calore che la traghetta verso l'età adulta, mentre il maschio si avvicinerebbe a tale fase annusando i feromoni sessuali delle cagnoline attraverso la loro urina. Il mimetismo è una tecnica di difesa che i camaleonti conoscono bene, avendola elevata ad arte ed essendo in grado di dare vita a sorprendenti effetti speciali. Attribuita fino a poco tempo fa a particolari cellule pigmentate dette cromatofori, come avviene per seppi e calamari, tale capacità sarebbe stata recentemente spiegata diversamente rispetto al passato. Secondo gli scienziati, questi rettili riuscirebbero a passare da un colore all'altro con grande rapidità grazie a 2 reti di nanocristalli sovrapposte nella pelle, in grado di riflettere selettivamente una specifica lunghezza d'onda della luce. I nanocristalli sarebbero contenuti nello strato superficiale di cellule cutanee chiamate iridofori. Il segreto risiederebbe dunque in un gioco di interferenze ottiche fra pelle e luce. Tramite l'ausilio della tecnica della spettroscopica, la scienza ha appurato quanto le metamorfosi cromatiche del camaleonte siano collegate allo stato emotivo dello stesso. Quando i maschi incontrano un concorrente o una potenziale compagna, ad esempio, l'abituale colore verde della pelle che usano per mimetizzarsi tra la vegetazione lascia spazio al giallo, il blu vira in bianco ed il rosso assume una tonalità più luminosa, il tutto nel giro di pochi minuti. Vista eccellente, udito sopraffino ed incredibile agilità, sarebbero queste alcune delle straordinarie caratteristiche del terzo più grande predatore in Europa e mammifero più raro d'Italia, la lince euroasiatica. Un tempo presente su tutto l'arco alpino verso la fine del XIX secolo ed inizi del XX, caccia e perdita dell'habitat avrebbero fatto scomparire questo splendido felino dal nostro paese. Dopo le prime reintroduzioni durante gli anni 70, gli individui stanziali rimasti ad oggi principalmente nelle Alpi orientali si conterebbero sulle dita di una mano, con una popolazione stimata di circa 150 individui tra il confine svizzero e francese. La lince, con una lunghezza tra gli 80 e i 120 cm, oltre ad un peso medio che per i maschi oscillerebbe tra i 20 e i 30 kg, mentre per le femmine sarebbe di 18-20 kg, presenta una coda tozza lunga circa 20 cm ed affascina con il suo folto mantello, che a seconda della stagione va da toni grigi invernali ai toni rossicci estivi. La funzione sia mimetica che termica dello stesso è assai strategica e le macchie presenti sulla pelliccia sono segno distintivo per ogni individuo. Le cure parentali sarebbero a carico della femmina, la quale passerebbe circa un anno ad accudire la cucciolata, generalmente composta da 1 a 4 cuccioli, ai quali verrebbe insegnata la caccia.